Terzo convegno di Education 2.0, nuovo incontro, nuova esperienza, stessa passione di molti docenti che abbiamo incontrato. Con Sebastiana Fisicaro. Sì, grazie, buonasera. Buonasera, ci può presentare a grandi linee il progetto che l'ha vista coinvolta attivamente con la sua classe? Sì, grazie. Il progetto ha un titolo, La Biblioteca di Alessandro. È un titolo che ha anche un valore simbolico, perché mi riallaccio un po' a quelle che sono le materie di insegnamento, le mie materie. Io sono un insegnante di latino e greco e in questa classe, che è una quarta ginnasiale, insegno storia secondo il curriculum che è specifico della classe di concorso. La storia però con un'ottica dell'insegnante di greco, ovvero un progetto di storia che prende spunto dal sapere o dalla passione per il sapere attraverso il vedere. Quindi io so perché ho visto, e all'alunno viene data la possibilità di sviluppare attraverso il metodo di storia o metodo scientifico l'insegnamento e l'apprendimento della storia attraverso il metodo laboratoriale. Allora, visto che abbiamo parlato di sapere con vedere, passiamo dalle parole alle immagini. Un breve estratto dell'esperienza della professoressa Fisicaro e ritorniamo con lei. E quanto ti manca? Assai. Minchia, voglio. Okay. Allora, ti dico, però faccio partire la registrazione. Ci sento una voce. Dai ragazzi, dobbiamo ripetere, dobbiamo mettere l'audio, forza. Non so come si... Ok, Chi è? Ancora con la professoressa Fisicaro, abbiamo visto delle immagini del backstage, abbiamo visto quindi partecipazione e ricreazione da parte dei ragazzi. Qual è stato il suo punto di vista? Ci può raccontare percezioni, episodi interessanti che l'hanno vista protagonista o spettatrice? Sì, senz'altro. Così come ho descritto nella relazione che accompagna il progetto, era necessario che i ragazzi venissero fornite delle coordinate per lo studio della storia, che avessero un qualcosa di attinente con i loro interessi, con le loro specificità, ma allo stesso tempo che avessero un certo rigore scientifico proprio per l'apprendimento curriculare. Così abbiamo fatto uso di filmati che si possono trovare su YouTube, per dare la possibilità di integrare le informazioni che un libro di testo normalmente fornisce, ma allo stesso tempo permettere attraverso le immagini, attraverso documentari, di far meglio comprendere ai ragazzi come la storia si sviluppa e quelle che possono essere anche le ricostruzioni di avvenimenti storici. Ancora grazie alla professoressa Sebastiana Fisicaro, vi lasciamo con un'altra carrellata rapidissima di immagini e ritorniamo sempre al terzo convegno di Education 2.0, grazie. L'impero persiano fu fondato da Ciro il Grande, dopo aver sconfitto i Medi nel 550 a.C. In seguito alla sua morte salirono al trono Cambise e successivamente Dario, estendendo il territorio persiano in un vastissimo impero. Nella storia dell'impero persiano vi furono due importantissime guerre, la prima guidata da Dario nel 490 a.C. e la seconda guidata da Serse, figlio di Dario, nel 480 a.C.